per sapere cosa farà e cosa ha fatto il governo proprio su un tema così caldo, mi fa molto piacere cedere la parola a Alberto Baracchini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'informazione e all'editoria. Buongiorno, grazie a tutti, grazie al Comitato Atlantico, grazie all'onorevole Cesa dell'invito. Perché quello che affrontate oggi è, come ho sentito e come sicuramente avete ricordato, un tema così centrale nella vita quotidiana, impatta sulla vita quotidiana, impatta sulle scelte in politica europea, ma impatta purtroppo anche nelle grandi crisi internazionali. Non c'è bisogno di ricordare quanti conflitti oggi sono oggetto anche di guerra ibrida, ma non ultimo siamo oggetto di continua disinformazione anche sulle sorti di alcune vicende così drammatiche come il caso Navalny. Ma cos'è cambiato in questi anni, a mio avviso? È cambiata la distribuzione delle notizie, è cambiata la moltiplicazione degli accessi. La moltiplicazione degli accessi all'informazione è fondamentalmente produce un conseguente abbassamento della qualità dell'informazione, che è un bene prezioso e quindi costoso. E quindi il tema dei flussi finanziari che stanno alle spalle dell'informazione è un tema effettivamente centrale. E allo stesso tempo una fittizia moltiplicazione di pillole di informazioni, io direi di titoli di informazione, hanno fatto percepire ai cittadini la consistenza di essere informati senza realmente esserlo, ma allo stesso tempo questo li ha resi più fragili, meno difesi dalla disinformazione, perché avevano una percezione e hanno una percezione a volte fallace. Dobbiamo probabilmente ammetterlo, dobbiamo dircelo, la distribuzione oggi è più forte della produzione ed è drammatico, perché è un po' quello che avviene nel commercio, sta avvenendo a molte aziende, anche italiane, nel rapporto ai grandi distributori. Cioè, dobbiamo sapere che ci sono distributori che si comprano o si compreranno aziende italiane. Perché l'agricoltura. Esatto, perché praticamente dipendono sostanzialmente sempre di più dalla distribuzione. Ora, questo noi non lo possiamo certamente consentire nell'ambito più delicato di tutti e per fortuna costituzionalmente difeso come quello dell'informazione. Ma allo stesso tempo togliere l'acqua, inaridire le sorgenti dell'informazione, come oggi è il tema di questo incontro, è necessario come dare forza a un fiume di informazione seria e professionale. Questo secondo me è una risposta, diciamo, evidente, chiara, positiva a questo tema. Noi dobbiamo anche capire che una guerra ibrida come quella che combattiamo oggi si può vincere, a mio avviso, soltanto a un livello extranazionale, europeo, sarebbe meglio internazionale, ma è un'ambizione non sempre possibile. Però noi siamo impegnati, per esempio, all'OCSE su questi fronti, siamo intervenuti e facciamo parte di un lavoro all'OCSE su questi temi. Allo stesso tempo la partita è europea, perché le parti in gioco, sia dal punto di vista finanziario, dal punto di vista anche di peso delle lobby, non è certamente pari, è totalmente impari. E per questo abbiamo alzato l'attenzione della nostra politica sul fronte europeo e internazionale. Per esempio, il nostro dipartimento ha da pochi mesi un ufficio degli affari internazionali, per un motivo molto semplice, perché le partite che impattano sull'informazione, sulla disinformazione, sono sempre maggiori. Tutta la storia degli ultimi regolamenti europei ce lo dice. Dal 2018 al 2022 il Code of Practice of Disinformation ha dato impulso a un'azione di autoregolamentazione a livello europeo delle piattaforme per il contrasto al finanziamento della disinformazione. Poco dopo il DSA, il Digital Service Act, ha riconosciuto l'importanza del codice sui rischi sistemici e ha introdotto finalmente un monitoraggio sulla disclosure, sulla trasparenza dei dati, che è quello che sentivo dire effettivamente fondamentale sul tema pubblicitario, e anche il targeting dei messaggi politici, perché le preoccupazioni sono ovviamente per le elezioni europee, per le elezioni americane e per le 76 nazioni che andranno al voto nei prossimi mesi.
rafforzando l'impegno europeo per definanziare appunto la disinformazione. È sufficiente? No, non lo è. Non lo è anche perché i dati ancora oggi sono nelle mani di pochissimi soggetti che su quel dato, su quella capacità finanziaria ed economica, prosperano e costruiscono delle basi di profitto sempre più mostruoso. Basti pensare che oggi tre delle aziende tecnologiche più importanti hanno una parte preponderante dell'economia americana. Però dobbiamo proseguire su questa strada e è positivo il fatto che proprio in queste ore il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sulla trasparenza per il targeting della pubblicità politica, che è stato oggetto di uno scontro molto forte con gli OTT, perché gli OTT hanno manifestato a più riprese la preoccupazione per quello che loro ritenevano un eccesso normativo. Non voglio usare forzatamente espressioni shakespeariane, ma governare o non governare, questo è il problema, perché è quello che noi ci poniamo, per esempio, sull'intelligenza artificiale, ogni giorno. Governare, non governare, e se governare, come governare? Non è un tema di libertà di espressione, non lo è affatto. Anzi, è il contrario, è il tema di garantire una libertà di espressione e di opinione, ma in un ecosistema sicuro, in un ecosistema che protegga la libertà di espressione. In questo, quello che ho sentito dire appunto al sottosegretario Mantovano ieri, cioè sulla genuinità dell'informazione contro la proliferazione di sistemi automatici e di bot, è un allarme che dobbiamo avere a cuore, perché il sistema è distorto e lo dobbiamo accertare, lo sappiamo, è distorto da interessi economici o di propaganda che abbiamo visto appunto come nei casi citati dalla collega poco fa. Altre azioni che noi riteniamo necessarie sono quelle, come dicevo, del sostegno a un'informazione professionale, e noi abbiamo varato alcuni mesi fa la riforma del sostegno all'informazione primaria con una innovazione, quella di agganciare il sostegno ai livelli occupazionali. È una misura che in qualche modo investe nella capacità professionale dei giornalisti, nella presenza fisica dei giornalisti, in modo che questo possa a suo modo contribuire a un'informazione che ha una faccia, che ha un volto, perché la battaglia sull'intelligenza artificiale, diciamo, la dobbiamo combattere, perché l'innovazione non si ferma, non si arresta, ma la dobbiamo combattere attribuendo all'informazione una faccia, un volto, delle mani, degli occhi, in modo che anche i cittadini recuperino questo rapporto con chi è il soggetto dell'informazione. E poi lo stiamo facendo lavorando anche sulla riforma dell'ordine dei giornalisti, lo faremo insieme al Parlamento, ma ci sono anche su questo delle partite fondamentali, perché dobbiamo restituire, ritrovare, garantire una centralità alla figura del giornalista, magari riflettendo su una nuova attribuzione alla formazione continua, un ruolo determinante, perché se noi non formiamo i giornalisti alla strada del futuro, difficilmente saremo centrali. Io sono un giornalista, ci tengo alla mia categoria, ma capisco anche quante difficoltà stiamo attraversando. Per concludere, l'attualità ci spinge a essere costantemente impegnati sul fronte poi del sistema del sostegno all'editoria nazionale, perché, come dicevo prima, l'equilibrio del sostegno finanziario fra le grandi realtà internazionali e quelle nazionali non è garantito. Basti pensare a quello che è avvenuto, e qui mi fa piacere sedere accanto al Presidente Agicom, tra Meta e Agicom sul regolamento sull'equo compenso. È chiaro che la forza di Meta nel ricorso presentato nei confronti del regolamento è un grosso problema per noi, perché ogni spostamento in avanti del raggiungimento di questo faticoso equilibrio sul quale lavoriamo da anni è un nuovo grande problema, e non abbiamo molto tempo, e per questo il governo ritiene corretto e importante sostenere la legittimità del regolamento di Agicom, frutto di iniziative europee nate diversi anni fa per la valorizzazione in termini economici dei contenuti giornalistici, perché io credo che sostenere il nostro sistema nazionale di informazione sia necessario, utile e fondamentale. Grazie.